A tutti, mi presento, sono Annalisa Michetti, referente del Centro di Informazione Europe Direct Chieti, gestito dall'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio. Benvenuti a questo nuovo incontro del ciclo Lezioni d'Europa, un format ideato dall'Università di Siena ed organizzato insieme a dei centri di informazione comunitaria dell'Università di Siena, di Roma Innovazione Operativo presso il Formez, della provincia di Verona, il Consorzio Universitario di Trapani Sicilia, lo Europe Direct di Venezia, del Comune di Venezia, Emilia Romagna, provincia di Campobasso, quindi Europe Direct Molise, e lo Europe Direct Lombardia. Ne approfitto per ringraziare i colleghi di questa grandissima collaborazione. La canzone che ci ha accolto è Cedars of Lebanon degli U2 e tratta di un giornalista che si trova nella guerra in Libano. Come potete ben notare, coloro che ci seguono dall'inizio degli incontri vedono che la scelta della canzone è sempre attinente alla lezione del giorno. E infatti la lezione numero 4 tratta l'Unione Europea e le sfide dello scenario internazionale, un tema particolarmente interessante in questo momento drammatico che stiamo vivendo. Questo è inserita questa tematica nel ciclo di Lezioni d'Europa, potete vedere dalle locandine dei nostri social network a dei siti di tutti i centri di informazione Europe Direct e presenti sul Formez, che gli argomenti trattati proprio dal ciclo Lezioni d'Europa sono diversi, quindi dalle elezioni del Parlamento europeo che si terranno a giugno, dall'8, che si terranno in Italia l'8 e il 9 giugno, ma anche quella che è lo scenario dell'Unione Europea, come esse si pone la Brexit, tutti argomenti che riguardano i cittadini e argomenti che i cittadini devono approfondire maggiormente per una scelta consapevole nelle loro votazioni. Facciamo questa cosa anche per un riscontro, quindi si trovano poi a interfacciarsi con dei relatori esperti che possano dare loro le giuste risposte. I webinar delle lezioni precedenti sono online e potete richiedere l'attestato di partecipazione dell'incontro attuale. Quindi lo scenario internazionale, l'Unione Europea come si pone? C'è un passaggio da quella che è stata la potenza civica normativa, quindi la diffusione di quelli che sono i principi validi di tutti i cittadini, ad attore consapevole, quindi uno Stato che deve agire, deve agire in un ambiente potenzialmente minaccioso. La situazione è drammatica in questo momento. Ovunque fuori dall'Unione Europea e sui confini ci sono guerre. Partiamo dalle primavere arabe, quindi scoppiate nel 2010-2011, l'annessione illegale da parte della Russia nel 2014 alla Crimea e anche a febbraio 2022, quindi la Russia che ha invaso il territorio europeo fondamentalmente. Quindi gli attentati che ultimamente hanno sconvolto i cittadini europei, anche la posizione della Gran Bretagna, che con un percorso che è iniziato nel 2016 e si è concluso nel 2020, ha optato per la Brexit. E non ultimo l'attentato del 7 ottobre scorso di Hamas contro Israele e la controffensiva israeliana sul territorio di Gaza. Quindi di questa complessa situazione internazionale parleremo oggi con due esperti, che sono Nicoletta Pirozzi e Lorenzo Vai. Nicoletta Pirozzi dell'Istituto Affari Internazionali. Mi permetto una sua breve introduzione perché è responsabile del programma Unione Europea, Politica ed Istituzioni e delle relazioni
istituzionali dell'Istituto Affari Internazionali, si occupa principalmente di governance dell'Unione Europea e istituzionali della politica estera, di sicurezza comune e della difesa comune, di gestione civile della crisi, di rapporti fra Unione Europea e Nazioni Unite e di relazioni Unione Europea-Africa, quindi tutto il territorio circostante l'Unione Europea. È associate dello European Governance and Politics Programs presso l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole. Quindi la dottoressa Nicoletta Pirozzi ci parlerà dell'impatto dell'Unione Europea nel disordine tra virgolette, perché insomma tendiamo sempre a rincuorarci nell'ordine internazionale, ma in questo momento purtroppo esso non c'è. Dottoressa Pirozzi. Buongiorno, mi sentite? Sì, benissimo. Perfetto, perfetto. Buongiorno a tutti, grazie mille, è un piacere. Non la vediamo. Non mi vedete? Perfetto. Sì, sì, adesso sì, grazie. Ah, ok. Benissimo. Infatti, perché io la vedo. E allora, la ringrazio molto, ringrazio il professor Pasquinucci per questo invito, è un piacere essere qui con voi. E comincerei un po' con qualche considerazione generale sul tema dell'evento e poi ovviamente sono apertissima a domande e questioni che verranno sollevate durante il dibattito. Allora, come si diceva nell'introduzione, nello spazio di qualche decennio abbiamo visto che il mondo è cambiato radicalmente. Non è più il mondo bipolare della guerra fredda, ma non è nemmeno il mondo unipolare degli anni 90 e 2000. È un mondo in cui abbiamo elementi di multipolarismo, quindi diversi centri di potere, in cui gli Stati Uniti sono ancora l'unica superpotenza dal punto di vista economico, militare, eccetera, ma non sono più l'unica potenza globale. Il punto centrale è che appunto in questa fase noi abbiamo diversi centri di potere, tutti in competizione tra loro a livello planetario, e questa competizione sta influenzando in senso negativo l'ordine mondiale, poiché lo destabilizza. Ci sono una serie di elementi che possiamo mettere in fila. Prima di tutto le potenze regionali, e questo lo vediamo dall'Africa al Medio Oriente, hanno molto più spazio di manovra per perseguire la loro politica estera in maniera assertiva e aggressiva. Quindi questi attori regionali hanno assunto un ruolo molto più importante rispetto al passato e esercitano una politica estera particolarmente aggressiva nel loro vicinato. Abbiamo diverse tensioni a livello locale che vengono regolarmente inasprite per propri interessi da attori esterni, con il risultato che abbiamo una proliferazione di crisi regionali. Di nuovo gli scenari più così instabili da questo punto di vista sono l'Africa, sia l'Africa subsahariana che il Nord Africa, ma anche l'est europeo, il Medio Oriente, fino a le tensioni tra Cina e Taiwan. In questo contesto generale l'uso della forza non è più considerato inaccettabile. Su questo ricordo che metà della comunità internazionale non ha condannato la palese aggressione della Russia all'Ucraina semplicemente perché non rientrava nei loro interessi, perché non avevano interesse a farlo. E questo ovviamente in netta contraddizione con le regole che la comunità internazionale si è data attraverso il diritto internazionale, attraverso la Carta delle Nazioni Unite, con il risultato che sia il diritto internazionale che la Carta delle Nazioni Unite sono molto più difficili da applicare rispetto al passato. Insomma, se vogliamo prendere dei riferimenti anche politico-filosofici, in questo momento ci troviamo in un mondo che è molto più hobbesiano che kantiano,
un mondo in cui gli interessi e la forza superano di gran lunga i valori e i diritti. Quindi la regola di base è sempre più spesso la competizione e sempre più difficile si è fatto cooperare, quindi la cooperazione è diventata sempre più complicata. Questo, dobbiamo dirlo con chiarezza, è un mondo molto diverso da quello in cui è nata e si è sviluppata l'Unione Europea. L'Unione Europea, così come la conosciamo adesso, più o meno ha cominciato a prendere forma all'inizio degli anni 90, un periodo in cui sembrava che tutti i paesi fossero avviati a diventare delle democrazie pacifiche, in cui i conflitti regionali, come ad esempio quelli nell'ex Jugoslavia, esistevano ovviamente, ma venivano interrotti da interventi internazionali, e in cui venivano rilanciate le grandi istituzioni multilaterali come le Nazioni Unite, ma anche le grandi istituzioni finanziarie multilaterali. Quindi l'Unione Europea funzionava molto bene in quel mondo, invece nel mondo in cui ci troviamo oggi l'Unione Europea rischia di fare la fine del vaso di coccio tra i vasi di ferro. Perché? Prima di tutto abbiamo una politica estera che non è equipaggiata a far fronte a queste sfide, e su questo credo che ci parlerà più nel dettaglio anche il relatore che verrà dopo di me, Lorenzo Vai. Ma per fare solo un paio di accenni, non esiste una voce e un volto unico che sia in grado di portare gli interessi dell'Unione Europea nel mondo. Siamo ostaggio di fatto della regola del consenso e del potere di veto di singoli paesi su decisioni molto importanti che vengono prese a livello europeo, e questo l'abbiamo visto in azione anche nel corso della crisi ucraina, quando l'Unione Europea è sì riuscita a imporre una serie di sanzioni molto pesanti alla Russia, ma l'ha fatto con un processo molto complicato e con alcuni paesi, in particolare l'Ungheria, che si mettevano regolarmente di traverso. Spesso dobbiamo appunto passare attraverso procedure astruse e iperburocratiche che fanno perdere di vista gli obiettivi politici dell'Unione Europea. E poi l'ultimo problema, ma non ultimo in termini di importanza, non abbiamo forze militari credibili che ci permettano un'autonomia d'azione quando si parla di guerre e conflitti. C'è un secondo elemento molto importante, e cioè che il rapporto transatlantico, che stava un po' alla base della nostra azione a livello internazionale, è entrato in crisi, è diventato sempre più transazionale, cioè non è più garantito che gli Stati Uniti saranno al nostro fianco vita natural durante per la tutela dei nostri interessi di sicurezza. Questa non è una cosa nuova, nel senso che già in passato noi abbiamo avuto delle difficoltà durante le presidenze di Bush, di Obama, di Biden sui vari fronti, in Iraq, in Libia, in Afghanistan, ma la minaccia che abbiamo di fronte oggi con un possibile ritorno di Trump alla presidenza americana alla fine di quest'anno porta queste sfide ad un livello estremamente superiore, a partire da un possibile disimpegno da parte degli Stati Uniti in Ucraina e quello che significherebbe per i rischi per la sicurezza europea. Poi abbiamo un vicinato che è sempre più instabile, e questo lo abbiamo visto con l'Ucraina, la Moldova, la Georgia, ma anche con tutto il vicinato medio orientale e nordafricano, e in particolare il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente, un conflitto mai risolto ma sopito negli ultimi anni, pone nuove sfide all'Unione Europea. C'è poi un altro problema importante, che è quello che il modello politico di riferimento per l'Unione Europea, e cioè la democrazia occidentale, è anch'esso in crisi, e ci sono spesso molti attori che reclamano un ruolo di primo piano, e in parte ci riescono, portando avanti dei modelli alternativi.
E penso che da questo punto di vista un'immagine simbolo che possiamo prendere è la COP28, cioè la conferenza sul cambiamento climatico che si è conclusa pochi mesi fa negli Emirati Arabi, che sono uno dei principali produttori di petrolio a livello internazionale. Insomma, ci sono queste incongruenze che vale la pena sottolineare a livello internazionale. Infine, anche questo molto rilevante, con le nuove tecnologie l'Unione Europea è diventata molto più esposta a minacce di tipo ibrido, che rendono la destabilizzazione delle nostre democrazie da parte di attori esterni molto più efficace e molto più pericolosa. Attori come la Russia e la Cina hanno sempre cercato di destabilizzare l'Unione Europea e la NATO, creando delle fratture interne, ma adesso con la tecnologia lo possono fare in maniera molto più efficiente e questo ci pone quindi di fronte a sfide ancora maggiori. Quindi ecco, in questo contesto così difficile, cosa può fare l'Unione Europea non soltanto per sopravvivere, ma anche per contare come attore geopolitico internazionale? Sicuramente serve una ben diversa volontà politica, questa è diciamo un po' la base per dare all'Europa una marcia in più, ma servono anche altri strumenti. In generale è arrivato il momento di ripensare un po' la politica estera europea in termini di visione, in termini di obiettivi e in termini di strumenti. Cosa significa questo in termini di obiettivi di medio-lungo periodo? Poi credo di nuovo che sulle questioni specifiche tornerà Lorenzo dopo di me. In primo luogo, riformare la politica estera di sicurezza e di difesa dell'Unione Europea per essere un attore non soltanto economico, ma anche politico, diplomatico e militare credibile a livello internazionale. Questo richiede, in primo luogo, di avere un'autorità politica unica che possa decidere, possibilmente a maggioranza qualificata e non all'unanimità, così abbiamo la possibilità di prendere decisioni più tempestive e più efficaci. E poi ci serve un corpo diplomatico addestrato, che per adesso l'Unione Europea ha soltanto in parte, e anche forze militari credibili e autonome per agire da soli quando è necessario. Un secondo punto importante ha a che fare su la preservazione della relazione atlantica. Qui sarà importante per l'Unione Europea evitare di cadere in una spirale protezionistica, come abbiamo visto fino a questo momento, e rilanciare l'Alleanza Atlantica, in particolare rafforzando il pilastro europeo della NATO. Questo permetterebbe all'Unione Europea di diciamo, rendere per gli Stati Uniti più vantaggioso rimanere nell'Alleanza Atlantica e allo stesso tempo però avere la possibilità di agire separatamente con proprie capacità, con proprie forze, se necessario. Quindi bisognerà in qualche modo ricostruire l'alleanza su basi nuove, perché per noi rimane ancora fondamentale tenercela ben stretta per i nostri interessi di sicurezza e di difesa, e allo stesso tempo però equipaggiare meglio l'Unione Europea dal punto di vista militare e di capacità di difesa. Terzo punto, dobbiamo capire in che modo sviluppare le nostre relazioni con il vicinato. E questo passa sicuramente per una riforma della politica di allargamento. L'allargamento è stato, si può dire, una delle politiche più efficaci della politica estera europea in passato. Poi negli ultimi anni era caduta in disgrazia perché diciamo, il rapporto con la Turchia si era deteriorato, l'allargamento ai Balcani occidentali era diventato sempre più complicato, mentre altri paesi non avevano la prospettiva di entrare nell'Unione Europea. Tutto questo è cambiato a partire
dagli ultimi 2 anni con l'aggressione russa all'Ucraina, perché l'Unione Europea ha finalmente aperto le porte a nuovi membri, in particolare l'Ucraina, la Moldova e la Georgia, e questo ha un po' riattivato tutto il dibattito europeo sull'allargamento, che adesso viene considerato in maniera abbastanza unanime dagli Stati membri come una delle migliori garanzie di sicurezza per l'Unione Europea e il modo più efficace per mantenere la pace e la stabilità ai nostri confini. Questo però significa riformare questa politica che in passato era diventata troppo tecnica, procedurale, si erano persi di vista gli obiettivi politici e insomma diventare di nuovo un attore politico significativo, perché l'Unione Europea resta, diciamo, il principale partner economico dei paesi del vicinato, però poi quando si tratta per esempio di decidere la politica in Libia o in Serbia la fanno altri attori, la fa la Russia, la fa la Turchia, la fanno i paesi del Golfo, e questo deve diventare inaccettabile per l'Unione Europea. Un quarto punto importante è però non rinchiuderci nel nostro vicinato, perché l'Unione Europea deve comunque ambire a diventare un attore globale e per farlo deve avere una visione globale nuova che tenga in considerazione le necessità dei paesi del cosiddetto sud globale. Quindi da questo punto di vista dobbiamo ripartire da uno sviluppo più cooperativo, una cooperazione allo sviluppo più cooperativa con questi paesi. Servono anche accordi di libero scambio di nuova generazione che tengano in considerazione per esempio tutta la tematica ambientale, ma anche gli aspetti sociali di una transizione ecologica. E poi rivedano un po' l'approccio neocoloniale che abbiamo adottato di fatto fino a questo momento, per avere invece un partenariato più equo e sostenibile. Queste non sono soltanto, diciamo, parole vuote, concretamente attraverso una serie di misure più in linea con le esigenze e i bisogni dei paesi con cui cooperiamo è possibile. Quinto punto ha a che fare con le nostre democrazie, che come detto in questo periodo sono costantemente sotto attacco. Io credo che qui risiede la sfida più importante per l'Unione Europea in questo frangente. Dobbiamo veramente rilanciare la democrazia rappresentativa come l'unico modello che è in grado di offrire forza e benessere a livello internazionale. E questo perché i nostri avversari strategici puntano molto sulle debolezze della democrazia. Lo abbiamo visto per esempio durante la pandemia da Covid-19. I commenti in chat. Con la pandemia da Covid-19, attori come la Cina hanno molto puntato sul fatto che le democrazie europee non riuscissero a intervenire tempestivamente, e poi abbiamo visto i risultati sul medio-lungo periodo e come l'approccio in realtà autoritario cinese abbia portato a conseguenze ben più nefaste dal punto di vista anche della tutela della salute pubblica e delle libertà personali. Quindi noi dobbiamo cercare di giocare il più possibile sui punti di forza delle democrazie, cercare di ispirare, cercare di coinvolgere, fare della democrazia e dei diritti uno strumento di politica estera dell'Unione Europea e sfruttare meglio anche la nostra capacità di soft power nel resto del mondo, cosa che possiamo fare attraverso l'economia, attraverso la cultura, attraverso il modello europeo, che come detto, anche se in crisi, è ancora molto attrattivo a livello internazionale. E poi dobbiamo difendere le nostre democrazie dagli attacchi esterni. Questo ha a che fare con la sicurezza cibernetica, con l'educazione dei cittadini che devono essere equipaggiati a riconoscere queste minacce e a rispondere a queste minacce. Quindi la capacità, ecco, di costruire un'Europa che sia anche sicura per i suoi cittadini. Infine,
molto importante per l'Unione Europea è portare avanti un'azione che sia di protezione ma anche di riforma del contesto multilaterale. Questo perché il multilateralismo è funzionale agli interessi dell'Unione Europea, che funziona, come detto, molto meno bene in un contesto in cui non sono le regole che prevalgono, ma l'uso della forza. Quindi l'Unione Europea dovrebbe impegnarsi per riaffermare in tutte le occasioni possibili le regole del diritto internazionale, promuovere una riforma delle istituzioni internazionali che non funzionano per renderle più rappresentative ed efficienti. E questo ovviamente iniziando dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che come abbiamo visto, pur essendo diciamo la suprema istituzione multilaterale per la pace e la sicurezza internazionale, si è trovata di fatto in una situazione di blocco anche di fronte alle crisi recenti come quella in Ucraina e quella in Medio Oriente, proprio perché c'è ancora una mentalità e una composizione che risale al post Seconda Guerra Mondiale, con il potere di veto dei membri permanenti, tra cui la Russia e la Cina, che molto spesso rende di fatto impossibile esercitare un ruolo pacificatore a livello internazionale. Per l'Unione Europea una riforma delle istituzioni multilaterali significa anche rinunciare ad alcuni posti a favore dei nostri partner, partner africani, partner dei paesi in via di sviluppo. In generale serve rendere queste istituzioni più rappresentative, più democratiche, se vogliamo che poi funzionino per tutti e non soltanto per il cosiddetto mondo occidentale. Volevo chiudere soltanto ricordando una cosa che mi è successa l'estate scorsa, quando con la mia famiglia ho visitato i paesi baltici. Era la prima volta per me, devo dire che sono rimasta veramente incantata dalla loro bellezza, da questi paesaggi così rigogliosi, fiumi cristallini, eccetera. Però arrivati diciamo in questo paesaggio fiabesco, in particolare a Narva in Estonia, al confine con la Russia, abbiamo trovato un cartello rivolto verso la parte estone che dice "i confini della Russia non esistono". E questo è stato veramente un ritorno scioccante alla realtà che stiamo vivendo, perché ci dà un po' la misura della sfida che oggi ci viene fuori dall'Europa, e non soltanto ai Baltici, all'Ucraina, ma a tutti noi. E queste sfide non arrivano soltanto dalla Russia, ma arrivano anche da tutti quei paesi, quelle ideologie, quelle tecnologie, attori di vario tipo che hanno in comune la avversione di fatto al nostro modello politico e al nostro modello economico. Ecco, è questo il mondo con cui l'Unione Europea deve confrontarsi in questo momento, e ecco perché l'Unione Europea deve essere in grado di valorizzare il più possibile la sua forza trasformatrice, la sua capacità di attrazione, la sua capacità di ispirazione, e per farlo deve puntare sui suoi valori fondamentali: la democrazia, i diritti civili e sociali, le libertà individuali. Tutte queste sono conquiste molto preziose che noi spesso diamo per scontate, ma che incredibilmente sono le uniche che ci permetterebbero a livello internazionale di svolgere un ruolo ancora significativo. Io mi fermerei qua per il momento e, come detto, sono a disposizione per le domande. Grazie mille. Grazie dottoressa, grazie tante, quindi allargamento, cooperazione, democrazia, libertà, diritti, protezione, quelli che sono i valori fondamentali dell'Unione Europea e che in questo momento, mi permette di dire, un pochino sono anche in crisi, perché insomma con tutto quello che sta succedendo nello scenario internazionale ci sentiamo un pochino coinvolti proprio nella finalità principale per la quale è nata l'Unione Europea, insomma negli anni 50.
Ci vorrebbe probabilmente un'autonomia strategica dell'Unione Europea, come ha detto lei, no? Quindi una rivisitazione della politica estera di sicurezza comune, che però non pregiudichi anche la tenuta dei rapporti con gli stati che ci sono intorno e soprattutto con gli stati transatlantici, insomma, con cui si collabora. Io la ringrazio per il suo intervento, magari se ci sono domande gliele pongo dopo, e chiamerei il dottor Lorenzo Vai, che con il suo intervento l'Unione Europea e la governance globale, perché anche dalle parole della dottoressa Pirozzi ci viene spontaneo chiederci qual è il ruolo dell'Unione Europea proprio approfonditamente nella governance locale, globale, scusatemi. Il dottor Vai è un diplomatico italiano, ricercatore associato dell'Istituto Affari Internazionali. Nelle sue attività di lavoro e ricerca si occupa prevalentemente di Unione Europea, in particolare affrontando le questioni istituzionali e l'azione esterna dell'Unione Europea. Precedentemente ha lavorato presso l'Istituto Affari Internazionali e il Centro Studi sul Federalismo. Dottor Vai, ci sente? Sì, vi sento, voi mi sentite? Benissimo, non la vediamo ancora? Perfetto. Mi vede? Ah, ok, ottimo, è ottimo. Grazie, grazie, buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'invito, mi accodo ai ringraziamenti per il professor Pasquinucci, mi fa ovviamente molto piacere essere in compagnia. In vostra compagnia oggi, anche insomma con Nicoletta Pirozzi. Ma io inizierei sostanzialmente da dove Nicoletta ha concluso un po' il suo intervento, cercando anche un po' di prendere spunto da quello che lei ha detto ed entrando magari un po' più nello specifico di quelli che sono forse un po' i limiti istituzionali, le carenze, gli strumenti che affronta oggi l'Unione Europea di fronte al mondo che è cambiato, e da questo punto di vista sottoscrivo al 100% l'analisi che Nicoletta Pirozzi ha fatto dei grandi, veramente grandi cambiamenti che il mondo sta vivendo. Cambiamenti che, e questo forse è il punto più difficile da affrontare anche in una visione strategica dell'Unione Europea, ma anche a livello nazionale, cambiamenti cui è in alcuni casi, insomma, i mutamenti che stiamo vivendo sono chiari, penso. Primis, per esempio, al cambiamento climatico, il trend, la dinamica è chiara, però tanti altri cambiamenti sono in corso d'opera ed è quindi anche molto difficile affrontarli, perché è anche molto difficile capire, insomma, quali saranno le direzioni che prenderanno. Faccio un piccolo disclaimer: io sono, appunto, sono un diplomatico, oggi parlo a titolo esclusivamente personale, e questo, insomma, mi sembra importante sottolinearlo. Detto ciò, inizio con una battuta che si fa solitamente parlando dell'Unione Europea e dei suoi stati membri. Gli stati membri dell'Unione Europea si possono dividere in due categorie, sostanzialmente. Ci sono gli stati piccoli e gli stati che non hanno ancora capito di esserlo. E questo penso che sia ancora più vero, era sicuramente vero già un po' di anni fa, ma nel mondo di oggi è ancora più vero. Il problema di parlare però del ruolo, dato che insomma se gli stati sono piccoli abbiamo bisogno di unirci, abbiamo bisogno di cooperare sempre di più. L'Unione Europea da questo punto di vista è lo strumento migliore che i singoli stati europei hanno per contare un po' di più, per perseguire anche i propri interessi a livello globale, schiacciati spesso appunto da potenze oramai globali ma anche regionali che spesso insomma con le quali il livello della competizione si è alzato. L'Unione Europea da questo punto di vista è sicuramente la creazione, lo strumento più importante e più utile che abbiamo. Però nel momento in cui parliamo un po' dell'azione della politica estera dell'Unione Europea, della sua azione esterna e del ruolo all'interno del mondo, quello che vediamo un po' nel dibattito politico, nel dibattito pubblico, è quello alcune volte un po' di una sorta di polarizzazione rispetto a quello che io chiamo un po' una visione tra il bicchiere vuoto e mezzo vuoto. Nel senso, non riusciamo mai un po' a cogliere le nuance, non riusciamo mai molte volte a fare delle differenziazioni tra quello che effettivamente l'Unione Europea sta facendo, tra quello che l'Unione Europea potrebbe fare e quello che l'Unione Europea non può fare, perché semplicemente, appunto, ha dei limiti, non ha degli strumenti. Quindi, proprio partendo dall'inizio, molte volte ci chiediamo: ma sì, va bene il ruolo dell'Unione Europea, la risposta.
alle sfide globali, ma di fatto la politica estera dell'Unione Europea probabilmente neanche esiste. L'Unione Europea, insomma, si dice spesso, non è neanche un attore geopolitico, a livello commerciale non sappiamo farci valere come gli Stati Uniti o la Cina, e di fatto la difesa europea non esiste. Le risposte a queste domande non sono mai sì e no. E questa è forse la più grande difficoltà nel raccontare i limiti, ma anche insomma le opportunità e quello che di buono è riuscita a fare in questi anni l'Unione Europea. E qui faccio veramente una piccola carrellata di esempi che toccano insomma qualcosa che sta avvenendo intorno a noi, nella quale comunque come cittadini europei in alcuni casi siamo anche diretti, siamo anche coinvolti direttamente, in altri casi siamo coinvolti per fortuna indirettamente. Però se noi andiamo a vedere per esempio la guerra che abbiamo in questo momento, o comunque la grande crisi che stiamo avendo tra Israele e Palestina, Israele e Hamas nello specifico, ecco, e guardiamo alla politica estera europea, è un caso perfetto per sostanzialmente sostenere che la politica estera europea non esiste, perché abbiamo comunque un'Europa in gran parte spaccata, lo abbiamo visto qualche mese fa alle Nazioni Unite, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove davanti a un voto importante di richiesta di un cessate del fuoco, insomma umanitario, di fronte a quello che stava accadendo e sta tuttora accadendo all'interno della striscia di Gaza, l'Unione Europea, o meglio gli Stati membri, perché questa è sempre una, come dire, un'importante differenziazione che dobbiamo tenere a mente, gli Stati membri dell'Unione Europea in quel voto si sono spaccati. Abbiamo avuto la Germania, i Paesi Bassi, la Polonia, anche l'Italia, che hanno preferito astenersi, laddove invece paesi importanti, anche come la Francia, la Spagna, ma anche l'Austria, Francia e Spagna hanno votato a favore di questo, di questa tregua, di questo cessate del fuoco, mentre alcuni stati, come l'Austria, si sono espressi in maniera contraria. E quindi è ovvio che di fronte a questo esempio ci verrebbe da dire, beh, signori, la politica estera europea non esiste, ogni stato, insomma, decide un po' secondo i suoi interessi e secondo le sue visioni. Però abbiamo d'altra parte anche un altro esempio, che è quello dell'aggressione russa all'Ucraina e la guerra che sta oramai continuando da tanti mesi. E lì effettivamente il caso è forse un po' diverso, perché lì abbiamo un'Unione Europea comunque presente e non era ascoltato sin dagli inizi, visti anche le precedenti aggressioni russe all'Ucraina nel 2014 con l'occupazione della Crimea, ma quello che era successo qualche anno prima in Georgia, dove effettivamente l'Unione Europea era stata un po' più assente. Di fronte all'Ucraina l'Unione Europea c'è a livello diplomatico, ha una posizione coesa. Ovviamente, insomma, è comunque un gruppo di 27 stati membri dove ci sono anche lì visioni e interessi differenti, ma per trovare l'unanimità, il consenso necessario per poi presentare una posizione comune è stato trovato. L'Unione Europea sta fornendo degli aiuti all'Ucraina, aiuti anche militari. Questa è la prima volta nella storia che attraverso uno strumento, di cui insomma poi tra poco dirò qualche parola, l'European Peace Facility, l'Unione Europea è stata in grado di sostenere direttamente la resistenza ucraina all'aggressione russa, e il ruolo dell'Unione Europea diventerà sicuramente, lo è già in parte, importantissimo nel momento in cui arriverà la ricostruzione dell'Ucraina. Da questo punto di vista anche l'apertura delle porte da parte degli Stati membri europei al probabilmente lungo processo di adesione che riguarda che è stato offerto a Kiev è un elemento importante e non scontato, che di fatto mostra come esista una politica estera europea, e dimostra anche un altro aspetto sul quale mi fa piacere fermarmi, perché una di quelle critiche che viene spesso fatta all'Unione Europea, soprattutto in Italia da questo punto di vista, anche commentatori abbastanza famosi, è il fatto che di fatto l'Unione Europea non sia un attore geopolitico. Io non amo molto la definizione che si è un po' diffusa negli ultimi anni in maniera talvolta anche proprio endemica nel discorso pubblico di geopolitica. Insomma, la geopolitica è una cosa molto specifica e di un po' diversa anche da quello che spesso noi definiamo come semplici relazioni internazionali, un concetto ben preciso, oramai un po' troppo generalizzato. Ma detto ciò, come attore geopolitico, quindi come attore che all'interno di un'area
regionale, l'Europa influenza le condotte degli stati. Da questo punto di vista il caso dell'aggressione russa all'Ucraina è interessante, perché insomma sappiamo come la propaganda russa è stata molto abile nel diffondere una narrazione che cercava sostanzialmente di giustificare questa aggressione, indicando, o meglio puntando il dito contro una possibile, ovviamente non realistica, un non realistico allargamento della NATO anche all'Ucraina, e quindi una minaccia alla sicurezza della Russia. Tuttavia, se non andiamo a vedere gli ultimi sviluppi della politica estera di Kiev, forse, anzi quasi sicuramente, anche a seguito di quello che era successo dopo il 2014, l'avvicinamento che forse ha preoccupato di più Mosca era proprio l'avvicinamento commerciale, più che in ambito di sicurezza e difesa, che l'Ucraina ha vissuto avvicinandosi all'Unione Europea, con insomma la firma anche di importanti accordi commerciali. E quindi di fatto questo sì, un vero spostamento geopolitico di un paese verso un'orbita, verso il grande mercato unico europeo, che poi è forse uno dei più grandi strumenti che noi abbiamo di politica estera per esercitare, insomma, da un lato una sorta di influenza, ma soprattutto anche una grande capacità di attrazione di molti paesi verso l'Unione Europea rispetto ad altri modelli che insomma oramai sono forse anche meno interessanti. E questo è stato proprio il caso dell'Ucraina. E quindi da questo punto di vista possiamo sostenere molto facilmente che l'Unione Europea si è veramente comportata come un attore geopolitico, avvicinando un paese a livello commerciale e di fatto creando quindi anche insomma un'opportunità al di fuori del diritto internazionale, al di fuori della legalità internazionale, per un altro paese insomma di cercare di giustificare un'aggressione che con una narrazione completamente falsata rispetto a quello che poi sono stati gli eventi. È ovvio che insomma in questi due esempi che io ho voluto prendere un po', come dire, emblematici, abbiamo due unioni europee molto differenti. Gli esempi potrebbero andare avanti, abbiamo insomma tutto il grande tema delle migrazioni, dove sappiamo l'Unione Europea è presente, ma contemporaneamente è anche assente, soprattutto per quanto riguarda un po' le relazioni con i paesi della, insomma, della costa sud del Mediterraneo, dove, cito solo il caso della Tunisia, abbiamo avuto un coinvolgimento solo nazionale del nostro paese, ma anche dell'Unione Europea, insomma, da un lato per cercare di portare avanti dei programmi di sviluppo del paese, di sostegno alla stabilità. Insomma, ricordiamo la Tunisia per tanti anni, a seguito delle primavere arabe, era stata considerata uno dei pochi casi di successo di quel momento storico, insomma di quelle rivoluzioni dal basso che sembrava dovessero portare comunque democratizzare molti paesi. Le cose sono andate molto diversamente in quasi tutti i paesi, e questo forse è anche un esempio poi dell'efficacia di una certa azione dell'Unione Europea. Contemporaneamente abbiamo anche degli esempi, come dire, sotto certi punti di vista positivi. Sicuramente qui il bicchiere non è vuoto, mezzo pieno, questa è un po' forse l'opzione un po' più ottimistica, guardando per esempio a tutto quello che ha riguardato l'allargamento dell'Unione Europea. Noi attualmente abbiamo un numero di paesi candidati, oltre all'Ucraina abbiamo in realtà paesi che sono un po' più avanti nel processo di adesione all'Unione Europea, mi riferisco in particolare ai paesi dei Balcani occidentali, come la Serbia, come il Montenegro, insomma come l'Albania, eccetera. Abbiamo paesi dove in quella regione dell'Europa, insomma una regione dove ancora oggi le tensioni sono presenti, basti pensare a quello che avviene periodicamente tra la Serbia e il Kosovo, e come anche il Kosovo sia, come dire, una sorta di criticità, mostra una sensibilità politica all'interno degli stessi paesi dell'Unione Europea. Basti pensare che alcuni paesi come la Spagna non l'hanno ancora riconosciuto ufficialmente. Quindi, come vedete, anche l'allargamento, che in parte è anche una storia di successo, perché ha fatto sì che molti paesi, come dire, entrassero all'interno dell'Unione Europea e iniziassero processi di crescita importanti, contemporaneamente mostrano oggigiorno luci ed ombre. Quindi qual è il punto, per poi arrivare un po' alla seconda parte del mio intervento, che vuole toccare un po' i limiti istituzionali, degli strumenti per, come dire, capire in maniera anche più consapevole
cosa ha senso chiedere all'Unione Europea e cosa non ha senso chiedere all'Unione Europea. La domanda del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, o vuoto se vogliamo essere veramente pessimisti, in realtà spesso, nella maggior parte dei casi, potrei quasi dire, ha poco senso. Perché, come dire, una delle grandi difficoltà nel momento in cui si parla dell'Unione Europea è la sua complessità. E penso che la maggior parte delle persone che partecipa a questo incontro lo sa bene, perché magari sono persone interessate e che quindi hanno, come dire, già un proprio, una propria curiosità o degli studi, delle conoscenze per capire il funzionamento dell'Unione Europea. Contemporaneamente questo, quando arriviamo a delle grandi elezioni paneuropee, come saranno le elezioni europee, è molto più difficile da raccontare, perché uno dei punti principali, per esempio, quando si parla di politica estera, è la grande differenza che c'è all'interno delle istituzioni europee tra una parte della politica estera, quella che viene chiamata politica estera di sicurezza comune, e tutto ciò che è proiezione esterna dell'Unione Europea, che noi possiamo considerare politica estera in un certo senso, ma che risponde, come dire, a procedure decisionali molto diverse da quelle che invece riguardano la politica estera alte, che quindi riguardano per esempio le decisioni nei confronti, una posizione comune nei confronti della crisi tra Israele e Palestina, oppure insomma quello che succede in Ucraina o in altri teatri di crisi. Perché tutto quello che viene considerato alta politica estera, e dove noi spesso consideriamo l'Unione Europea molto zoppicante, se non assente, come ricordava Nicoletta Pirozzi, sono decisioni che avvengono all'unanimità. Sono decisioni che avvengono all'unanimità in un'Unione Europea dove abbiamo 27 Stati membri con visioni anche molto diverse rispetto a certi teatri di crisi, e dove quindi, insomma, spesso le votazioni neanche avvengono, perché si capisce che è molto difficile raggiungere l'unanimità e quindi si preferisce di fatto non prendere delle posizioni. Capite che questo a cascata provoca dei problemi sulle figure istituzionali. Penso per esempio all'alto rappresentante per la politica estera europea, in questo momento Borrell, che dovrebbe, insomma, nelle idee originarie avrebbe dovuto rappresentare, come dire, il portavoce della politica estera europea. Capite che diventa un ruolo molto difficile laddove manca una visione comune. È difficile ovviamente per un portavoce diffondere o rappresentare l'Unione Europea, e questo, come dicevo, si riverbera anche negli strumenti che poi sul campo l'Unione Europea dovrebbe utilizzare per, come dire, diffondere la propria posizione e portare avanti le azioni diplomatiche per far sì che le proprie posizioni si concretizzino. Mi riferisco per esempio al Servizio Diplomatico Europeo, che non si chiama Servizio Diplomatico Europeo, ma si chiama Servizio Europeo per l'Azione Esterna. E permettetemi anche qui una piccolissima parentesi: i nomi sono molto importanti, i nomi che diamo alle cose. Alto rappresentante, Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Come vedete, sono nomi molto diversi da quelli che troviamo all'interno degli stati: Ministro degli Affari Esteri, Servizio Diplomatico. Questo ci indica la volontà da parte di chi decide come funziona l'Unione Europea, in prima battuta gli stati, una sorta di allontanamento da nomi e concetti che rimandano a statualità nazionale. E quindi è chiaro che la politica estera è un tema molto, molto sensibile per gli stati, per i governi dei paesi dell'Unione Europea, perché ovviamente tocca i uno, se non il grande pilastro centrale che regge la sovranità nazionale di questi stati. E quindi capiamo che, per esempio, io sono un diplomatico, quindi posso raccontare un po', io anche un po' il ruolo del Servizio Europeo per l'Azione Esterna. I colleghi diplomatici europei, che in parte sono anche diplomatici nazionali, che passano degli anni distaccati presso questo Servizio Diplomatico Europeo, spesso si ritrovano, come dire, a lavorare su due fronti. Quando sono all'estero, sostanzialmente sul campo, da un lato hanno una relazione spesso bilaterale o multilaterale, se lavorano presso delle organizzazioni internazionali come delle Nazioni Unite, lavorano per l'Unione Europea e per, come dire, la promozione delle relazioni, delle posizioni europee verso quel paese, verso quell'organizzazione internazionale, ma poi hanno anche tutto un lavoro, come dire, riflessivo verso l'Europa. Non posso dire verso se stessi, ma verso gli stati membri dell'Unione Europea, che sono anche loro
presenti sul territorio. E da qui è interessante vedere come l'Unione Europea, da questo punto di vista, ha cercato di coltivare una maggiore coerenza della propria azione esterna, per esempio coltivando delle riunioni che in alcuni casi sono settimanali tra tutti i diplomatici europei, che si incontrano intorno a un tavolo per discutere, per mettere sul tavolo le differenti visioni e per cercare spesso di sintetizzarle in una posizione comune sul campo. Capite che questo è uno sforzo molto importante, è uno sforzo che necessita anche di risorse, significa di numero di funzionari adeguato, di risorse economiche adeguate e via dicendo. Quindi questo, come dire, è il funzionamento che abbiamo per quanto riguarda una parte della politica estera europea, però abbiamo anche un altro lato della politica estera europea, perché quando si parla di cooperazione allo sviluppo, quando si parla di aiuti umanitari, quando si parla per esempio di allargamento o anche solo di politica commerciale, di fatto pensiamoci, la politica commerciale è un aspetto importante spesso delle politiche estere, perché poi collega tavoli differenti, insomma, spesso per cercare di convincere un paese ad andare in una certa direzione o per tutelare i nostri interessi nazionali e europei, uno dei primi strumenti è proprio la politica commerciale. Pensiamo a tutto, per esempio, il discorso dei dazi o nel momento in cui avvengono proprio delle crisi, delle sanzioni. Bene, da questo punto di vista l'Unione Europea funziona in maniera diversa, perché insomma il voto all'unanimità lascia il passo a un voto che spesso è a maggioranza qualificata, cambia il ruolo delle istituzioni, perché per quanto riguarda tutta la storia che vi ho raccontato fino adesso, l'avrete capito, i governi hanno un ruolo fondamentale come motore, come insomma sostanzialmente perno centrale delle decisioni che vengono prese, mentre in altri ambiti è un'altra istituzione molto importante per il processo di integrazione, o meglio, lo è stata tantissimo per tantissimi decenni, che è la Commissione Europea. E punto anche molto importante, che penso insomma interessi anche molte delle persone, anche un'altra istituzione che non ho nominato fino adesso, il Parlamento Europeo, in questi ambiti è spesso pienamente coinvolta nelle procedure decisionali, quindi deve non solo dare un proprio parere, non viene esclusivamente consultata, come invece lo è per quanto riguarda tutta la prima parte della cosiddetta alta politica estera. E quindi questa grande divisione che abbiamo all'interno dell'Unione Europea ci fa capire anche cosa possiamo chiedere all'Unione Europea e cosa non possiamo chiedere oggigiorno all'Unione Europea. E ci pone anche un'altra domanda, questa è una domanda che ognuno di noi dovrebbe chiedersi, non ho dubbi che molti di noi se la siano già fatta: che Europa unita vogliamo? Perché se noi vogliamo veramente un'Europa che punti ad avere un'autonomia strategica, benissimo, avere un'autonomia strategica significa fare grandi investimenti, avere autonomia strategica significa anche aumentare per esempio le spese nella difesa, trovare le risorse e aumentare le spese della difesa nella ricerca, per quel che riguarda per esempio l'industria della difesa, ma anche proprio nelle capacità della difesa, quindi significa accettare, come dire, degli sviluppi anche magari embrionali di corpi armati europei. Bene, tutto questo ci porta a valutare delle decisioni politiche che hanno anche dei grandi cambiamenti sulla natura stessa del progetto europeo. Quindi se noi guardiamo all'Unione Europea come un qualcosa che deve in un futuro magari anche molto lontano, non vicino, diventare una federazione vera e propria, magari sul modello statunitense o magari su un modello differente, allora noi possiamo iniziare a guardare l'Unione Europea in un certo modo, guardare e chiedere che vengano fatte delle modifiche, delle revisioni anche ai trattati per dare dei poteri all'Unione Europea che oggi non ha. Perché non possiamo chiedere sostanzialmente all'Europa qualcosa che l'Europa in molti campi non può fare, anche perché semplicemente mancano le giuste procedure decisionali o procedure decisionali che possano facilitare certe decisioni. Laddove le procedure decisionali ci sono, magari mancano gli strumenti, o questi strumenti mancano le risorse. Faccio per esempio, ho citato prima lo European Peace Facility, con il quale è stato utilizzato per finanziare degli aiuti all'Ucraina. Forse pochi di voi avranno invece sentito parlare del Global Gateway, che è una grande, o meglio, dal punto di vista così del racconto, dovrebbe essere una delle grandi iniziative dell'Unione Europea per sostanzialmente promuovere una collaborazione tra l'Unione Europea e un numero di
paesi appunto a livello globale su alcuni grandi temi come per esempio il cambiamento climatico o anche la transizione digitale. Bene, sono progetti sicuramente ambiziosi, sicuramente importanti, che assegnano dei ruoli concreti all'Unione Europea, ma sono dei progetti che devono avere dietro delle risorse economiche. E avere dietro delle risorse economiche significa anche aumentare, per esempio, le risorse proprie all'Unione Europea. Aumentare le risorse proprie all'Unione Europea, potete facilmente immaginarlo, significa anche, per esempio, dotare l'Unione Europea di una maggiore fiscalità. Siamo pronti per accettare una maggiore fiscalità dell'Unione Europea e quindi, tornando indietro, dare più potere all'Unione Europea a livello di politica estera? Come vedete, insomma, sono tante le domande che dobbiamo porci come elettori nel momento in cui andremo a votare il prossimo giugno e quindi andremo sostanzialmente a dare anche delle indicazioni politiche al nuovo Parlamento, con però una consapevolezza. Non voglio, insomma, rovinare la festa democratica che rappresenta il momento delle elezioni europee. Dobbiamo anche ricordarci il vero e reale potere che il Parlamento europeo ha oggigiorno nel promuovere e nel realizzare certe grandi riforme di cui, in mia opinione personale, l'Unione Europea oggi avrebbe bisogno. Perché da questo punto di vista il potere del Parlamento europeo è ancora limitato. Citavo prima, insomma, i suoi limitati poteri per quanto riguarda la politica estera europea e di difesa, e quindi dobbiamo essere anche, come dire, degli elettori consapevoli nel momento in cui andiamo a votare di quello che effettivamente poi chiediamo, in questo caso non all'Unione Europea, ma chiediamo, ci aspettiamo dal Parlamento Europeo, che però da questo punto di vista è sempre stato l'istituzione più avanzata nel chiedere un approfondimento del processo di integrazione. Vedo che il mio tempo è finito, io quindi insomma sono ovviamente disponibile a rispondere alle domande, insomma, magari entrando un po' più nel dettaglio. Chiudo con una conclusione che mi sembra importante. Noi oggi parliamo di politica estera, azione esterna dell'Unione Europea, ma non dimentichiamoci, secondo me, un grande cambiamento che fa da corollario a tutti i cambiamenti che ha già descritto Nicoletta. Il fatto che oggigiorno quello che avviene al di fuori dell'Unione Europea ha un impatto diretto rispetto a quello che avviene all'interno dell'Unione Europea, alle politiche cosiddette domestiche che noi lanciamo a livello europeo, che sia il Green Deal, che sia il Next Generation EU, o che sia qualsiasi altra politica che viene lanciata dall'Unione Europea e che riguarda gli Stati membri, e viceversa. Tutti i risultati che queste politiche portano avanti hanno un impatto diretto su quello che poi è l'Unione Europea al di fuori dei propri confini. Basta pensare, per esempio, a tutto quello che saranno i grandi investimenti che ci aspettiamo anche nei prossimi anni per quanto riguarda la transizione digitale e la ricerca in questo campo. Se l'Unione Europea internamente non sviluppa, semplifico, dei campioni digitali e non riesce ad essere competitiva internamente con le proprie industrie, con le proprie università in questi settori, è molto difficile che poi riuscirà ad essere competitiva fuori e a vincere delle competizioni che, piaccia o meno, ci coinvolgeranno. Grazie. Grazie dottor Vai. Io ci sono diverse considerazioni e domande da parte degli utenti. Chiamerei anche la dottoressa Pirozzi, se cortesemente può riconnettersi, in modo che magari leggendo le considerazioni e le domande possiate entrambi, ne sono diverse, ve lo annuncio, non so se avete avuto modo di controllarle. C'è un utente che chiede: mi chiedo se ai livelli alti ci sia la consapevolezza del pericolo rappresentato dalla cosiddetta guerra ibrida per liberal democrazie e se non esistano dei modi più assertivi per contrastarla. Lo chiedo perché mi sembra che nonostante tutto non si faccia abbastanza. Ne leggo qualcuna. C'è un utente che fa una domanda sulla Brexit, sarà l'argomento del
prossimo webinar. Considerando le altre domande, passerei oltre. Lo stato dei rapporti franco-tedeschi e gli effetti che le tensioni tra Berlino e Parigi possono avere per il ruolo internazionale dell'Unione Europea. Dottoressa Pirozzi, probabilmente c'è un problema di linea, dottor Vai. Sì, allora mi stavo puntando le domande che sto vedendo per la prima volta anche io in chat, ma sì. Intanto prendo la prima, quella riguardante la guerra ibrida, perché insomma è un tema sul quale secondo me c'è stata attenzione da parte dell'Unione Europea, nel senso che, come dire, è chiaro che è evidente che negli ultimi anni le democrazie europee, da questo punto di vista, hanno dovuto, non solo le democrazie europee, pensiamo insomma a quello che è successo appunto nel Regno Unito durante la campagna e poi con il referendum della Brexit, o quello che insomma è successo durante le elezioni americane presidenziali, probabilmente potrebbe di nuovo ricapitare alle prossime. È evidente che le democrazie, da questo punto di vista, essendo dei sistemi che strutturalmente hanno una loro fragilità, sono maggiormente esposte a quelle che possono essere appunto le propagande aggressive, l'utilizzo anche di appunto guerre di informazione, l'utilizzo di notizie false, insomma, poi qui la tassonomia degli strumenti delle minacce è veramente molto ampia. E da questo punto di vista, dicevo, secondo me l'Unione Europea in realtà l'attenzione già da un po' di anni, potrei dire appunto post-Brexit, ancora di più sia durante il Covid ma anche durante la guerra in Ucraina, ha acceso un faro su questo problema, lanciando anche una cooperazione tra gli stati, creando anche quindi degli organismi che a livello europeo oggigiorno stanno cercando di contrastare le azioni da parte di attori statali e non statali, e gli attori non statali spesso sono comunque direttamente legati ad alcuni paesi, ma che sostanzialmente cercano di portare avanti, come dire, campagne per esempio di disinformazione. E quindi facevo riferimento per esempio agli organismi europei che sui social network si attivano per portare avanti delle campagne di, come dire, in questo caso non parlerei di controinformazione, ma sostanzialmente di informazione corretta, andando quindi a contrastare tutte le notizie false che per esempio vengono diffuse. Però qual è il problema? Sicuramente la persona che ha posto la domanda ha ragione, è ovvio che quello che viene fatto probabilmente non è abbastanza, ma qui secondo me viviamo uno dei grandi dilemmi della democrazia. Insomma, un qualcosa che ci riguarda e ci riguarderà ancora di più, data la pervasività degli strumenti come i social e in generale delle tecnologie digitali. Il fatto che, essendo noi delle democrazie liberali, io non credo molto nell'ossimoro delle democrazie liberali, come si definiscono alcune democrazie, la democrazia, insomma, ce lo insegnava Norberto Bobbio, o è liberale o non è democrazia. Vivono appunto delle proprie fragilità relative anche a una posizione della libertà di espressione, del fatto che comunque viviamo in regimi democratici dove, per fortuna, a differenza di altri regimi come la Russia, siamo liberi di esprimere la nostra opinione, siamo liberi, o dovremmo esserlo, di scendere in piazza senza problemi per manifestare la nostra contrarietà a, insomma, il politico o le politiche di turno, o a qualsiasi altra cosa che insomma riteniamo non essere d'accordo con la nostra visione, ovviamente sempre all'interno delle regole. Tutto questo ci porta però a un problema: nel momento in cui noi cerchiamo di controllare maggiormente i mezzi di informazione, siano digitali o meno, andiamo comunque a ridurre in qualche modo, andiamo un po' a toccare questo nostro diritto costituzionale, questa nostra libertà. E quindi qui si manifesta il dilemma in tutta la sua complessità. Nel senso, siamo pronti chiaramente a,
chiudere gli account social nel momento in cui reputiamo che queste persone siano, questi account siano insomma bot generati da gruppi che vogliono portare disinformazione in un paese in vista delle elezioni. Beh, sì, possiamo farlo, però capite che se questa cosa viene sostanzialmente sdoganata e aperta senza una riflessione, senza i giusti mezzi, capite, ha un impatto diretto sulla democrazia, ma ha anche un impatto diretto su come alcuni cittadini possono percepire la democrazia e possiamo dirlo, potrebbe anche, come dire, dare il là ad alcuni paesi per lanciare effettivamente delle campagne denigratorie nei confronti della nostra democrazia. Da questo punto di vista faccio un classico esempio, insomma, è anche un po' il racconto che viene fatto in Russia, nel senso, da che pulpito gli stati europei ci parlano di democrazia, laddove appunto spesso alcuni diritti non vengono, le persone che insomma la pensano diversamente, le persone che non riconoscono per esempio che la Crimea è Russia non possono parlare, capite, quella non è democrazia. Quindi, come vedete, le cose sono anche in questo caso un po' più complicate, non sempre semplici da affrontare. Grazie, grazie dottor Vai. Ci sono due domande anche, potrebbero essere collegate, perché lo stato dei rapporti franco-tedeschi e gli effetti che le tensioni tra Berlino e Parigi possono avere per il ruolo internazionale dell'Unione Europea. E poi c'è, insomma, un utente che chiede, sarebbe possibile che anche la Francia e la Germania facessero Brexit? Le lascio la parola perché credo che la dottoressa Pirozzi abbia perso la linea. Ok, allora sì, non volevo, nel caso Nicoletta Pirozzi tornasse, le cedo ovviamente la parola. Vedo che ci sono tante domande, intanto rispondo a queste che ha evidenziato. Inizio dall'ultima, nel senso, nel momento in cui la Francia e o la Germania dovessero uscire dall'Unione Europea, non esisterebbe più l'Unione Europea. Su questo, insomma, dobbiamo essere anche sinceri. Insomma, guardando la storia del progetto europeo, Francia e Germania sono al cuore dell'intera costruzione europea. Per chi conosce la storia dell'integrazione, insomma, dal 1950, dalla dichiarazione Schuman, l'Unione Europea, quello che oggi chiamiamo Unione Europea, è anche il tentativo, su questo non ci sono dubbi, di portare la pace tra due paesi, la Francia e la Germania, e non solo la pace in Europa. E quindi è chiaro che i due paesi sono al centro della costruzione e lo sono anche al centro per una ragione, insomma, molto semplice, che è anche una ragione demografica, che è una ragione di insomma, potere economico. Sono i due paesi più importanti sotto tutti questi profili, che sono insomma profili concreti, difficilmente opinabili, e quindi è facile anche capire che nel momento in cui uno dei due venisse meno non esisterebbe più il progetto europeo e forse tutti dovremmo preoccuparci di questa cosa. È chiaro che però con questa premessa la prima domanda è ovviamente centrale nel momento di sviluppo di una politica estera. È chiaro che è difficile immaginare una comune politica estera, una visione comune dell'Unione Europea laddove ci siano delle divergenze tra Francia e Germania. Citavo per esempio la votazione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Bene, in quel caso c'è stata una differenza di visioni. La Francia aveva votato a favore, la Germania si era astenuta. Ma se non andiamo indietro nel tempo, è un qualcosa che è accaduto anche in passato, forse in maniera ancora più drammatica per l'Unione Europea. 2003, insomma, l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, ci fu un paese che seguì maggiormente gli Stati Uniti, ci fu un paese che invece si oppose. Ai tempi il Regno Unito seguì convintamente la missione americana, laddove invece Francia e Germania, in quel caso in maniera un po' più simile, si opposero. Però, detto questo, è chiaro che la loro concordia è fondamentale per, come dire, generare quella volontà politica che non riguarda in realtà solo la politica estera, ma che riguarda l'avanzamento
del processo di integrazione, perché è chiaro che questo è divenuto più difficile rispetto al passato. L'Unione Europea nasce con il Trattato di Maastricht nel 1992, gli stati dell'Unione Europea erano 12. Oggigiorno, per rimettere mano ai trattati e fare tante bellissime riforme che, insomma, di cui avremmo bisogno e di cui penso anche molti cittadini europei sarebbero anche d'accordo, apro e chiudo una parentesi, un paio di anni fa è stato fatto un grande esercizio paneuropeo di consultazione dei cittadini europei, che purtroppo secondo me è passato un po' in secondo piano anche a causa del Covid e anche per altre ragioni, che era la conferenza sul futuro dell'Europa, un esercizio che ha coinvolto tanti cittadini che si sono espressi e che poi su quelle che sarebbero dovute essere le riforme per l'Unione Europea e su quello che sostanzialmente i cittadini e le cittadine europee si aspettavano dall'Unione. Il risultato è stato un rapporto finale con tante proposte. Se noi andiamo a leggere quelle proposte, insomma, l'ho fatto proprio di recente, penso che sia utile anche per quello che ci stiamo raccontando oggi, per esempio un punto è il passaggio dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata nell'ambito della politica estera. E lì i cittadini europei vogliono quello, nel rapporto c'è scritto questo. E anche molti paesi lo vogliono, perché per esempio la Germania e l'Italia fanno parte di un gruppo informale di stati membri dell'Unione Europea che chiedono il voto a maggioranza qualificata. Però capite che questo non basta. Ci sono i cittadini, ci sono grandi stati membri dell'Unione Europea, però in un'Unione Europea a 27 basta un piccolo paese, adesso senza fare i nomi non è importante, che blocchi questa riforma e quindi la cosa non va avanti. Però tutto questo si parte sempre da Francia e Germania. Nel senso, ho visto qualche domanda che si riferiva per esempio all'unione economica e monetaria. Sì. L'euro, che forse è il punto più avanzato di integrazione europea, anche di stampo federale che conosciamo, è nato perché Francia e Germania su questo punto si sono trovati d'accordo. Grazie, grazie dottor Vai. Le chiedo delle risposte perché vorrei dare spazio a tutte le domande. La crisi tra Israele e Palestina viene da molto molto lontano. Mi domando se l'UE non avesse potuto giocare un ruolo più incisivo a tempo debito proprio in virtù dei suoi valori fondamentali per contribuire a ridurre una tale esacerbazione dei rapporti. E questa la collegherei a una domanda precedente: che prospettive ci sono per un cambiamento istituzionale dell'Unione Europea a questo punto necessario? Allora, sulla domanda relativa alla grande crisi che c'è adesso, ma in realtà appunto assolutamente chi ha posto la domanda ha ragione, insomma, è uno dei grandi problemi irrisolti che non solo l'Europa, insomma gli Stati Uniti e tanti altri stati hanno sul tavolo da tanti anni. È una domanda difficile alla quale io con la massima sincerità me la sento di rispondere fino a un certo punto, da un lato perché ho una conoscenza della questione, tale per cui ovviamente ho le mie opinioni personali, lo ribadisco, ma è difficile guardando agli sviluppi, forse all'assenza di sviluppi, e già qui questo secondo me è un punto dell'analisi importante, l'assenza di sviluppi positivi che ci sono stati negli ultimi anni, e con ultimi anni parlo anche in realtà di ultimi decenni, da questo punto di vista, trovare un ruolo dell'Unione Europea. Cerco di dare una risposta dando qualche elemento di analisi e riflessione, anche perché come dicevo forse una risposta semplice a questa domanda complicata non c'è. È chiaro che l'Unione Europea di fronte alla questione israelo-palestinese è sempre stata un attore debole di fronte alla presenza di attori molto forti che negli anni, lo sappiamo, guardiamo insomma quello che sono stati negoziati durante gli anni 90, hanno sempre avuto di fatto da un lato una relazione privilegiata con Israele e da un lato hanno condotto per tanto tempo insomma i negoziati, e mi riferisco ovviamente agli Stati Uniti.
Contemporaneamente la questione è una questione anche in parte divisiva all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea. Rimenziono sempre il famoso voto dell'Assemblea Generale, che però è indicativo, come insomma all'interno degli Stati membri i governi cambiano, le cose cambiano, però da questo punto di vista vediamo sensibilità politiche diverse rispetto a quello che appunto sono per esempio le relazioni con Israele, oppure la soluzione del conflitto. Lo sappiamo, per esempio l'Italia, l'ho ricordato anche di recente il ministro Tajani, ma insomma è un qualcosa che fa parte un po' della nostra politica estera, noi sosteniamo la soluzione a due stati, quindi la creazione anche di uno stato palestinese vicino allo stato israeliano. Ecco, è un qualcosa che per esempio non è accettato pacificamente in tutti gli stati membri dell'Unione Europea. E aggiungo un altro elemento di riflessione e di criticità per quanto riguarda un po' sicuramente il ruolo di assente dell'Unione Europea nel cercare almeno di, insomma, di risolvere un qualcosa che è stato, non è mai stato risolto in tutti questi decenni. Anche le differenze che ci sono all'interno delle istituzioni dell'Unione Europea, perché non so se alcuni di voi si ricordano, il Parlamento Europeo un po' di anni fa, attraverso alcune risoluzioni, aveva preso anche delle posizioni molto critiche nei confronti di Israele, della politica di occupazione da parte di Israele, per esempio nella West Bank. E tra l'altro anche la Commissione Europea in alcuni casi si era espressa in maniera critica su alcune politiche israeliane. Ecco, questo ovviamente aveva creato dei problemi, aveva creato anche delle vere e proprie crisi diplomatiche tra Israele e, nello specifico, alcune istituzioni dell'Unione Europea. E questo capite che, da un punto di vista più ampio e generale, del ruolo dell'Unione Europea non facilita sicuramente, come dire, lo spazio di manovra diplomatico che l'Unione avrebbe potuto giocare. Quindi, se togliamo il peso politico che l'Unione Europea in questo campo non ha, a differenza degli Stati Uniti, e sommiamo le criticità che si sono manifestate negli anni, forse riusciamo a capire anche, e le divisioni interne all'interno dell'Europa, forse riusciamo a giustificare un po' questa assenza. Ovviamente assenza che è giustificabile fino a un certo punto, su questo siamo, almeno io sono d'accordo con quello che penso sia anche un po' la visione di chi, della persona che ha posto la domanda. Sulle prospettive invece di riforma dell'Unione Europea, qui insomma c'è il punto interrogativo forse ancora più grande. In questo caso veramente non voglio sfuggire alla domanda. La posizione ufficiale, insomma, mi riguardo all'Italia, insomma, perché lavoro per il mio paese, e quindi è anche, secondo me, giusto ricordare quella che è la posizione italiana. L'Italia, da questo punto di vista, ha sempre cercato di promuovere in tutte le sedi europee una riflessione seria e anche una possibile riapertura del cosiddetto cantiere istituzionale e in un certo senso anche costituzionale dell'Unione Europea. In sostanza, l'Italia sarebbe a favore di una riforma dei trattati. Il problema è che alcuni paesi non lo sono. Il problema, o meglio, sono consapevoli che riaprire il cantiere istituzionale è un qualcosa che è anche rischioso da un certo punto di vista, perché noi possiamo fare una bellissima conferenza intergovernativa per cambiare i trattati, dare più potere all'Unione Europea, approfondire la cooperazione in tanti ambiti e via dicendo. Ma se quella conferenza fallisce, questo è in un momento molto complicato nel mondo e anche un po' per l'Europa, questo è non solo un insuccesso importante, nel senso un successo con delle implicazioni importanti per gli stati, ma forse potrebbe essere anche un insuccesso grave anche per la stessa tenuta dell'Unione Europea. E guardate che questa cosa è già successa nel 2004-2005, ai tempi della cosiddetta Costituzione per l'Europa, quando si è cercato di fare un salto qualitativo anche a livello di nome. Torno sull'importanza dei nomi, Costituzione per l'Europa, dove all'interno non c'era l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, c'era il ministro degli affari esteri dell'Unione Europea, il servizio diplomatico dell'Unione Europea. Bene, quel testo, che fu risultato di, insomma,
una grande convenzione, una conferenza che non, alla quale non parteciparono solo i governi, ma anche i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni europee nazionali, fallì perché venne rigettato dai cittadini europei, in particolare, insomma, dai referenda in Francia e Paesi Bassi. E capite che anche a livello politico nazionale spingere per riaprire quelle conferenze, per poi avere un risultato, per poi magari non avere un risultato, o per avere un risultato che viene poi rigettato dai cittadini europei per tante ragioni, perché poi anche qui non è schizofrenia, dobbiamo chiederci perché i cittadini europei, nel momento in cui vengono interpellati per la conferenza sul futuro dell'Europa, vogliono più Europa, però poi quando devono votare un referendum che approverebbe, per, insomma, per accettare un'Unione Europea più forte, votano contro. Non è schizofrenia, è il risultato spesso di, per carità, anche un livello di mancata comprensione dell'Europa, non dobbiamo nascondercelo, però anche spesso di un coinvolgimento last minute dei cittadini, che quindi bocciano progetti spesso calati dall'alto. Benissimo, grazie dottor Vai. Dovrebbe essere rientrata anche la dottoressa Pirozzi. Sì, scusate, ho avuto un problema tecnico, sono riuscita solo adesso a ricordarmi, quindi purtroppo ho perso gran parte del... Assolutamente. Guardi, siamo alla fine dell'incontro. Sì. Ci sono tantissime domande perché l'incontro è stato particolarmente interessante. Quindi gliele pongo una che raggruppa diverse. Sì. Quale ruolo ha la ricerca della pace nell'azione esterna dell'Unione Europea? Beh, questa è insomma una domanda tra quelle che direi fondamentali per quanto riguarda l'Unione Europea, nel senso che l'Unione Europea è nata come progetto di pace, progetto politico che si fa come obiettivo preliminare quello di riportare la pace nel continente europeo dopo le sanguinose guerre mondiali, e quindi è stato sempre nel DNA dell'Unione Europea cercare di promuovere la pace sia nel suo vicinato sia a livello internazionale. Questo è riconosciuto anche all'interno dei trattati, negli articoli che insomma si occupano dei valori fondanti dell'Unione Europea. C'è questo impegno e congiunto a questo impegno anche quello di sostenere le organizzazioni multilaterali, il rispetto della Carta delle Nazioni Unite per quanto riguarda il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Ora è chiaro che l'Unione Europea non sempre si è dimostrata all'altezza delle sue ambizioni, o per mancanza di volontà politica, nel senso che non si è trovata la quadra tra i diversi stati membri, oppure per l'incapacità di mobilitare gli strumenti necessari a intervenire in scenari di crisi e di conflitto, gli strumenti di cui parlavamo prima, non soltanto quello militare, ma anche quello diplomatico, anche quello della promozione dei diritti attraverso la cooperazione e così via. Rimane però uno degli obiettivi primari dell'Unione e quello a cui, diciamo, tutte le altre politiche un po' girano intorno, perché anche se ad esempio con la politica commerciale, la politica di cooperazione allo sviluppo, non sempre l'Unione Europea è stata in grado di essere un attore positivo di cambiamento, questi strumenti, ecco, in prima battuta sono nati proprio per rispondere a quell'esigenza. E un po' le proposte che abbiamo presentato stamattina, sia io sia Lorenzo Vai, vanno in quella direzione, cioè di cercare di ridare all'Unione Europea la capacità di rispondere allo spirito un po' dei padri fondatori, e quello spirito risiede proprio nella capacità di essere un agente positivo di cambiamento e di riuscire a instillare, diciamo, le condizioni di base per la pace e la democrazia anche al di fuori dei suoi confini. Grazie dottoressa, le faccio l'ultima domanda, le chiedo una risposta sintetica. Non le sembra che l'Unione Europea si stia concentrando troppo sull'aspetto normativo e molto meno sulla creazione di campioni europei dell'industria?
Faccio un esempio, il caso Siemens-Alstom, che avrebbe potuto creare un campione europeo dei trasporti, ma la cui fusione venne bloccata dall'antitrust. Intanto però i cinesi hanno giganti ben più grandi. E la risposta breve è sì, nel senso che questa è una carenza evidente dell'Unione Europea a cui la Commissione e diversi Stati membri stanno cercando di porre rimedio. La base industriale, sia in ambito tecnologico sia in ambito di difesa, è uno, diciamo, dei crucci principali delle istituzioni e dei governi in questo momento. Si sta cercando, attraverso i negoziati europei, di creare le condizioni migliori per garantire una competizione interna che porti poi alla creazione di una base industriale che sia competitiva a livello globale. Però è chiaro che questo è un terreno su cui l'Unione Europea deve recuperare velocemente rispetto agli altri attori internazionali. Grazie dottoressa, io ringrazio di nuovo la dottoressa Nicola Pirozzi dell'Istituto Affari Internazionali, il dottor Lorenzo Vai del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per i loro interventi molto interessanti sulla posizione dell'Unione Europea nel contesto internazionale. Ringrazio tutti i partecipanti e ricordo loro che la registrazione di questo webinar sarà presente online tra qualche giorno e vi invito tutti quanti a partecipare giovedì prossimo, il 14 marzo, sempre dalle 10 alle 11.30 al webinar dal titolo Fuori e dentro l'Europa, la Brexit ed i prossimi allargamenti dell'Unione Europea. Fa parte del secondo modulo Tempi difficili per l'Unione Europea. Vi ringrazio di nuovo, ringrazio tutti i colleghi dell'Europa Direct che partecipano, con cui c'è una grande collaborazione e vi auguro buona giornata. Grazie, arrivederci.